Sono trascorsi 5 anni da quando Luca Marchegiani ha iniziato la carriera da semiprofessionista ed è approdato a Torino. Veloce e difficile questo viaggio? Ma guarda, io mi reputo un giocatore, un uomo prima di tutto, ma anche un giocatore abbastanza fortunato, perché a 20 anni avevo appena finito un campionato di promozione, perciò tanti ragazzi di quell'età ormai possono dire addio a tutti i sogni di gloria, no? Io invece ho avuto la fortuna di incontrare negli anni successivi degli episodi abbastanza fortunati, tipo la nazionale di Serie C quando giocavano alla Jesina, e un'operazione di mercato che mi ha coinvolto tra Torino e Brescia l'anno successivo. Al Brescia eri in panchina, avevi Bordon come, chiamiamolo, maestro, comunque sicuramente per il passato di portiere è stato un grosso nome davanti a te. È stata una coincidenza strana di quelle che capitano nella vita, no? Mi ricordo che la prima partita che vidi con un certo interesse era la famosa partita, la ripetizione, la partita della monetina tra Borussia e Inter, e Bordon fece delle parate eccezionali, no? Tant'è vero, ecco, nell'occasione del rigore mia madre mi disse: no, questo non si può parare, perché... e invece aveva parato sto rigore, era diventato un mio idolo, e anche lui penso fosse una delle prime partite, no? Poi ecco, ritrovarlo nel primo passo tra i professionisti, ritrovare proprio lui, insomma, è stata una coincidenza abbastanza strana, ma direi abbastanza anche significativa, no? Chi è che ti ha insegnato qualcosa in più o qualche segreto? È inutile dire che da tutti ho avuto molto da imparare, e bisogna anche essere onesti, tutti hanno cercato di insegnarmi qualcosa, però se ne devo nominare una devo per forza parlare di Vieri, che per me è stato un padre dal punto di vista professionale, no? Dal punto di vista calcistico. Oltre al fatto, ripeto, che è stato uno che ha sempre creduto in me e forse ha convinto anche altre persone a credere in me, e questa è una cosa che non potrò mai dimenticare. Il tuo esordio in Serie A è avvenuto il 31 dicembre 1988, proprio in un derby. È una partita che ricordo volentieri, sia per la paura, non mi vergogno a dirlo, con cui ho vissuto tutto l'avvicinamento a questa partita, che poi con la soddisfazione, perché penso di essermela cavata bene, anche se poi avevamo perso, però avevo dato l'impressione di uno che in Serie A poteva giocare, ecco. Un gol che non avresti mai voluto prendere in questo tuo inizio di carriera, perché sarà ancora molto lunga. Ho una grossa amarezza per l'esperienza in nazionale con la Svizzera, perché mi ha lasciato una grandissima voglia di potermi riscattare, capito? Perché sbagliare una partita così importante non me lo sarei mai aspettato. Però io ho sempre detto che per me l'episodio più brutto della mia vita calcistica fino adesso è stata la retrocessione col Torino. E direi tutti e tre i gol subiti a Lecce nella retrocessione dell'89, ecco, quelli sono i gol che mi pesano di più. E sei rimasto, forse non a caso, l'unico giocatore che oggi veste ancora questa maglia pur facendo parte di quel gruppo. Io sono rimasto qui contento, e sicuramente mi ha fatto piacere aver avuto la possibilità di dare ai nostri tifosi delle soddisfazioni che penso abbiano fatto dimenticare l'amarezza di quell'anno. Sei anche il portiere che ha battuto il record dell'offerta da parte di una società. La Lazio l'anno scorso ti offriva 20 miliardi, non a te, no, offriva al Torino 20 miliardi. Quest'anno, come sempre, ci sono sempre delle società che ti vorrebbero. E tu al Torino che cosa puoi dire? Quello che dovevo dire l'ho detto, nel senso che l'ultima estate, un momento in cui forse avrei potuto anche aspettare per i miei interessi personali, però ho chiesto al Torino un rinnovo del contratto, che loro hanno fatto molto volentieri, per cui mi sono impegnato con il Torino per i prossimi 4 anni, compreso questo che ormai volge al termine, e penso che sia la risposta a tutti i discorsi che sono stati fatti, nel senso che io qui sto bene, mi sembra averlo dimostrato, e se non ci sono riuscito con i fatti lo dico una volta di più con le parole. Io confido molto in quello che può essere il futuro di questa squadra, perché finché si avrà un direttore sportivo come Moggi, finché si avrà un allenatore come Mondonico, il Torino sarà sempre costretto a fare una squadra
che lotti per le prime posizioni, ci sarà sempre qualcosa per cui lottare e su cui divertirsi. Come si sono conosciuti Luca Donatella? Ci siamo conosciuti a Brescia 5 anni fa ormai, in un negozio di abbigliamento. Lei vendeva e io compravo, e ho comprato lei. Poi dopo, da quel momento praticamente abbiamo vissuto, mi sembra, un anno ancora separati, poi venuta qua, mi ha seguito. E com'è seguire questo portiere? È difficile o facile? Direi che è facilissimo. Con quale emozione affronti vedere Luca allo stadio? Patisco meno vedere di persone, diciamo, Luca allo stadio che sentire una partita alla radio. Tra l'altro litiga, difende la maglia, difende il fidanzato. Donatella rappresenta la tua tranquillità, la tua serenità? Beh sì, questo sì, perché avere una persona con cui si vive, ma anche secondo me amici che portano i miei interessi su altre cose, non solo sul calcio, è molto importante. Progetti per il futuro con Donatella? Cosa intendi? Matrimonio, cose così? Sì. Sì, state pensando? Sì. Sposeremo. Adesso noi non siamo sposati, però penso di poter dire che il nostro rapporto è solidissimo, è già futuro, capito? Vivere a Torino che cosa significa per Luca Marchegiani? Ma significa vivere in una città sicuramente sottostimata. E devo dire che anche io avevo una considerazione molto, molto inferiore di questa città, che invece è una città molto bella, che io metterei sul piano delle migliori in Italia. Poi io sono uno che mi affeziono agli ambienti, capito? Vivrei volentieri a Torino ancora un po'.